Ragazzi, altro risultato un po' abbastanza negativo contro lo Shakhtar. Adesso, ragazzi, ci dobbiamo riprendere assolutamente perché veramente adesso rischiamo. Abbiamo perso col Real, abbiamo pareggiato con lo Shakhtar. Adesso, ragazzi, testa allo Sheriff, bisogna batterli, bisogna batterli. Parliamo della partita. Allora, ragazzi, primo tempo brutto, brutto. Ci sono solo due grandissime occasioni per noi. Quella di Barella che prende una clamorosa traversa da fuori area con un grande stragiro e poi quel tiro di Dzeko clamoroso al 35esimo, dove c'è una mischia in aria, il pallone alla fine finisce a Dzeko che col destro al volo la spara alta da 2 metri. Era un pochino col corpo un po' all'indietro, un po' comunque si è dovuto allungare, ci può anche stare a sbagliarlo, ma da uno come mi aspetto la rete da quella posizione lì. Vabbè, comunque ci può anche stare, dai. Poi secondo tempo, al 49esimo, ragazzi, clamorosa occasione per lo Shakhtar che mette in mezzo al pallone un giocatore Tete anticipato da un clamoroso Skriniar che salva sulla linea, salva l'1-0, cioè salva lo 0-0 e non fa andare in vantaggio gli ucraini per fortuna. E mostruoso Skriniar che fa 3-4 chiusure veramente clamorose, si conferma al solito muro e bene anche De Vrij che alla fine sfila anche il gol. Entrano bene Correa, c'è la Noglu, Correa ragazzi sfila un grandissimo gol all'85esimo, miracolo di Piat, ma vaffanculo te Piat di merda, di boh, che non fa una parata, di boh, ma vaffanculo, di boh, 600 anni, fa sempre le papere contro i nuovi miracoli. Che cazzo di parata ha fatto su Correa? Cioè con la punta delle dita ha fatto una parata clamorosa, ragazzi, clamorosa. Ma anche su De Vrij, boh, sul successivo angolo, tacco di testa di De Vrij su Correa, c'è la Noglu, altro miracolo. Dumfries, così così, mi è piaciuto il primo tempo, il secondo tempo un po' calato, Di Marco male, la difesa bene, a parte Bastoni che non mi è piaciuto, un po' troppo deconcentrato e ci vuole un Bastoni migliore secondo me, un po' troppo disattento. Davanti Dzeko Lautaro male, male, entrati bene Sanchez, se l'hanno che corre azzeccati i cambi, però alla fine sono riusciti a vincere comunque. Ragazzi, testa verso lo Sheriff e ragazzi, niente da dire. Potevamo vincere alla fine, però alla fine è stata una partita veramente, veramente noiosa e forse è giusto 0-0. Bello.